Ciao Mariano. Ciao. Allora, anche tu potresti raccontare la tua esperienza del digiuno terapeutico, come hai incontrato Salvatore, hai incontrato virtualmente inizialmente Sì, Salvatore Paladino? esatto. L'ho incontrato virtualmente in internet, era da tempo che cercavo informazioni e ho trovato questi video del digiuno terapeutico e altri video sul genere che mi hanno incuriosito. Quindi ho seguito un po' più a fondo il discorso video, testimonianze che c'erano e poi vi ho contattati. Perfetto, dal momento in cui ci hai contattati, mi pare che era da te stato precisato che c'era l'intenzione a voler intraprendere questo percorso depurativo e conciliare anche con una certa, come dire, attenzione anche l'aspetto spirituale insieme a questa tecnica depurativa del digiuno terapeutico. Quindi raccontaci un po' la tua esperienza e proprio per come l'hai impostata, dalla parte che hai vissuto in modo isolato fino alla parte poi seconda in cui. Sì, allora ho iniziato il digiuno facendo, prima di tutto mi sono isolato, mi sono trasferito in una casa in montagna da solo e ho fatto là 25 giorni. Trascorsi questi 25 giorni praticamente facendo il mattino l'eteroclisma, poi mi facevo la colazione con acqua e argilla e la spremuta di limoni e poi durante il giorno bevevo le tisane di Equiseto e Fieno Greco. E durante il giorno praticamente lo passavo fuori, andavo a fare lunghe gite in montagna da 5-6 ore e io non ho sentito lo sbalzo di energia, l'aumento, perché giorno per giorno praticamente ne usufruivo. E poi mi sono reso conto poi, guardando le giornate come le passavo, mi sono reso conto che di energia avevo da vendere, perché comunque Riuscivi a percorrere chilometri in montagna pur esatto, senza essere allenato né niente. essendo a digiuno e senza allenamento. Premetto che io ero fumatore da 20 anni circa e il giorno in cui ho iniziato il digiuno alimentare ho iniziato anche il digiuno di sigarette, ho smesso di fumare quindi. Poi perché hai deciso la seconda parte del digiuno di tornare, come dire, in pianura? In pianura, perché cominciavo a accusare un po' il freddo, sentivo un po' il freddo e Il periodo qual era? Settembre-ottobre, era settembre-ottobre, però tu ti trovavi là a a. 2000 metri quasi, E quindi la temperatura ovviamente è più era già bassa. abbastanza, Quindi hai deciso di tornare giù, sì, continuare fino ad arrivare a 53 giorni, 53 giorni. sì, E chili persi in totale? 18. 18 kg. Sensazione di malessere. Malessere, avvertivo un po' di capogiri lì al 30° giorno circa, quel periodo, però ho integrato con del succo d'uva e sono passati praticamente, è andato via tutto il Quindi hai aggiunto il malare. succo d'uva alle tisane. Sì, alle tisane ho aggiunto il succo d'uva, mezzo litro al giorno. Dal punto di vista mentale, psicologico, hai notato miglioramenti, dopo questa esperienza o durante anche? Durante e anche dopo, a livello psicologico molto più presente, molto più tranquillo, non mi lasciavo e non mi lascio comunque più prendere dalle emozioni del momento e dalle situazioni e ho trovato un po' di, chiamiamo, un po', dico, un po' di pace interiore, un po', riesco a fare un po' di più di introspezione. Rispetto a prima. Sì, che prima ero proprio nel caos più totale. Capisco. Tu oggi sei qui perché hai accompagnato tuo fratello e un'altra persona.
Avete avuto modo di conoscere personalmente Salvatore Paladino? Così, se io ti chiedo un parere su di lui, non un giudizio, perché nessuno No, si può permettere assolutamente. questo lusso, ma semplicemente un parere. Se tu incontrassi, quando torni a casa tua, un amico, gli dici, hai incontrato Salvatore Paladino, cosa gli dici? Che persona è? Lo definirei un personaggio pittoresco, si dice. Sì, pittoresco, molto, molto singolare, è una persona molto, da come l'ho recepita io, molto aperta verso gli altri, che quando comunque fa le cose col cuore, intendiamoci, una persona molto, molto alla mano anche, che gli si può parlare tranquillamente di tutto e di più, che non fa posizioni e una bella persona. Contento, soddisfatto di questa esperienza che hai fatto del digiuno terapeutico? Sì, molto. La Molto, sì. rifaresti? Sì. Ho già il programma di fare altri digiuni. Quanto hai speso per poter fare questo tipo di iter terapeutico con la medicina naturale? Niente, praticamente ho speso quello per procurarmi le tisane e l'argilla, i limoni, cose che se. Le informazioni di Salvatore quanto sono costate? Niente. Sì, Gratuite. gratuite. Va bene, grazie per la tua testimonianza. Grazie a voi.